classe del mio. E vabbè. Sì, è vero. Qui c'è la storia del Bassano. Beh, raccontacela. No, la faccio raccontare a lui, perché Paolo, ho detto presentandoti che qua dentro c'è la storia del Bassano. 38 edizioni, me ne manca una. Mi è saltata solo una, ma direi che solo per questo merita l'applauso. Tra l'altro, solo per questo. Il Bassano credo che sia stata proprio la tua prima gara in assoluto, vero? No, avevo, vabbè, no, un po' prima. Fidati che è più anziano, okay. Corre dagli anni 70, vai tranquillo. Allora sì, 86. 420 gare. Inutile che ti chieda con che intenzioni partite. Di arrivare in fondo intanto, divertirsi, di far divertire. Bene. Ah, ci troverai un saluto. Io sto benissimo qua, perché accanto a me, ciao Livio, quasi. Io sto benissimo qua, perché ho due meravigliose ragazze, tra l'altro. Quella Mora, vicino a me, alla mia sinistra. 208. Io vado sempre al tetto, se lo sbaglio tranquillo. Provo sempre la sottotitolo. Giusto. Bisogna, perché se succede peggio, non ho stretto. Nonostante abbia 50 anni di vita, forse anche di più, e arriva l'uomo di Bassano per eccellenza. Giampaolo Basso e Sergio Marchi vincono doppiamente, dobbiamo dire, in questa fase per loro coppe che vengono consegnate immediatamente. C'è una seconda posizione nel raggruppamento, ma anche una seconda piazza da questa parte, una seconda piazza per quanto concerne invece gli over 60 che immediatamente andremo a consegnarti. C'è la coppa immediata anche per loro, arriva, te la consegniamo. Grazie. È contento? Aspetta, da questa parte così vieni più bello nelle foto davanti. Grazie, sì, sono contento, siamo partiti in sordina, siamo rimontati e arrivare in fondo finalmente dopo quello che è successo lo scorso anno. E qua sono 4:21 oggi, le gare. Aspetta, mica poche. Allora, al secondo tra gli over 60, 421 gare, mannaggia ragazzi. Bei numeri, Assolutamente, d'eccellenza. E senti gli applausi, il calore di Bassano che riversa sempre in questa coppia straordinaria. Ciao Basso, grazie.